Francesca Romana Diana, come leggete lì sopra, è una stilista di gioielli ed è essere nel suo showroom è come essere nella grotta di Alibaba, colori, 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 inventiva, fantasia, pietre meravigliose, pietre brasiliane ovviamente, e soprattutto inventiva. Qui si inventa tutto. Francesca è dotata di una fervida, fervida, fervida inventiva. Ma adesso ci facciamo spiegare tutto da lei. Francesca Romana Diana, la stilista più famosa di gioielli qui in Brasile, con uno sfondo stupendo, ma veramente bello. Che cos'è, Francesca, questo sfondo meraviglioso? È una pittura della mia amica e pittrice famosissima del Brasile, Lely de Orleans de Bragança. Uh-huh. Rappresenta il Jardim Botânico, che è questo complesso botanico monumentale che è stato iniziato da Dom Pedro II, sì. Che è il suo bisnonno, il trisnonno della pittrice, quindi c'è una questione di famiglia. Certo, anche. Che bello! E lei ha fatto per me, 15 anni fa, a Rio, un affresco di questa immagine con i colori veri della natura, quindi c'è molto verde, c'è il blu del cielo, le nuvole eccetera. Per lasciarlo un pochino più moderno l'abbiamo fatto adesso in arancione, solo in arancione, lo uso come fondo di tutti i miei negozi. Mi sembra bellissimo, ma guardiamo i tuoi gioielli che sono una cosa di fascino senza fine. Guardiamo questa collana per esempio e la pietra centrale, il blocco centrale che cos'è? In questo caso è una drusa, uh-huh, su una pietra di una base di, io direi che questa è un'ametista addirittura, cioè la cristallizzazione naturale della pietra esce così dalla natura e noi ci mettiamo sopra un bagno di titanio in questo caso. Può essere anche fatto con altri colori. Il bello è che ogni cristallizzazione è completamente diversa. Infatti. Questo è un quarzo di quei cristalli bianchi, uh-huh, che escono fuori con tutte le punte e sempre con il solito bagno di titanio. Io Molto uso bello. Pietre brasiliane e immagini brasiliane ormai da 25 anni. Qui ci sono immagini variate, ma tutto ha un unico denominatore comune che è il Brasile. Certo, e vedremo gli affreschi, no, non gli affreschi, gli schizzi e i disegni da cui hai preso le idee a casa, esatto, tua, fra un po' andremo sono anche molte, a vedere lì. Sono molti artisti che lavorano con me, io uso sia pitture che fotografie, che sculture, ho addirittura fatto qualcosa con Niemeyer. Sei geniale. Cerco di mettere insieme tutto quanto quello che è bello, che è vero, che è brasiliano. Gli do un pochino questo look made in Italy, che è quello che poi in fondo piace ai miei clienti brasiliani. Certo, questo invece è un libro Questa è una rivista che l'anno scorso hanno fatto questa rivista sulla comunità italiana a Rio e mi hanno messo in copertina. Eccola lì, e lei in copertina. Questo invece è un libro che ha fatto lei, ha scritto lei. Infatti vedete Francesca Romana Diana, Todo Gioia, tutto è gioia, tutto è amore. Questa è la dedica che lei ha fatto a me. Sarete tutti gelosi, ma la dedica è solo per me, non la faccio nemmeno leggere. E raccontaci che cosa c'è dentro. Ah, gioielli, gioielli, gioielli. Allora, ci ha messo dentro un po' di consigli pratici e un po' di indirizzi di gioiellieri che a me piacciono nel mondo. È soltanto in brasiliano per il momento, in portoghese, però tutte le donne brasiliane che lo stanno leggendo sanno che a me piace quel determinato negozio di Roma, quel determinato antiquario di gioielli vintage di Milano e tutti quanti gli stilisti di gioielli brasiliani e ho chiesto interviste a persone famose qua in Brasile. È un pochino la risposta alla guida, a quel libro di guida di moda che tutti hanno nella libreria, no? Certo, che certo. Ti dice quali sono le due cose, tre cose che devi avere in termini di vestiti, io l'ho fatto per i gioielli. Allora, un consiglio per gli italiani che magari non possono venire in Brasile, che cos'è l'accessorio indispensabile che non deve mancare mai in nel guardaroba o nel portagioia di una signora? Dunque, io dico sempre di non comprare molte cose che non servono a nulla, ma magari investire in una bella collana, in due bei braccialetti, per esempio, oppure un anello con una grossa pietra. A me piace usarlo sempre in paio, un anello di qua, un anello di là, simili, e i braccialetti lo stesso. Ma comunque che sia una cosa vera, con una vera pietra, che può essere brasiliana, può essere un vero corallo, un vero turchese, ma insomma qualche cosa di vero, di grande, e che quando te lo metti ti lascia con un'allegria, con un up immediato, diciamo. E quello si può avere ovunque.
guardate che colori, guardate che allegria, non vi viene voglia di mangiare, ma sarà poco bello. Francesca, mi inviti senz'altro a pranzo con le tue porcellane, senz'altro, che dici? Senz'altro. Ma com'è che è venuto questo, questa... Queste sono delle, delle farfalle, che qui si chiamano borbolette, sì, è bellissimo, che imitano quelle vere del Brasile, sono una cosa del Brasile che a me mi ha sempre appassionato. Questa turchese è esattamente così in natura e noi l'abbiamo, questa pittrice che è Lelli di Oleanese Braganza, l'abbiamo rifatta esattamente da come sono le farfalle vere in natura. È bellissimo, guarda, è una cosa che... È una porcellana fatta in Brasile con le farfalle brasiliane e adesso sarà in vendita in tutti quanti i negozi a partire di dicembre. Bene, andremo a vedere, speriamo di trovarla anche in Italia. Chissà. Chissà. Io sono la designer. E qui siamo a casa di Francesca Romana Diana. E, questa collezione che è molto bella e ti ha regalato tuo papà è una collezione di gouache napoletani? Sì, io sono napoletana, tutti i napoletani che vivono fuori da Napoli sono napolidi, come dice Ari De Luca, sì, e si portano dietro i loro gouache, le loro viste, eccetera. Guardate, a proposito di vista, guardate che vista si gode dal terrazzo della signora Diana. È una meraviglia, eh? Quello è il pan di zucchero, sì, questi alberi rosa in questo momento sono bellissimi. Sono molto belli, come si chiamano? A me sembravano giacaranda. Sono degli ipè. Bellissimi. E questa è la Baia di Guanabara in tutto il suo splendore. Decisamente, è una fortuna abitare qua, eh? Sì. È veramente una fortuna. E questo è il salotto, molto bello, ora facciamo un giro panoramico. Beh... Non è da tutti avere una foto con Papa Wojtyla. Questa, eh? Qui sono io con i miei genitori a Roma. Oh, che carina. Piccola, cioè, piccola, piccola. Questo è un oggetto che amo moltissimo. Questa è la sedia Rio di Oscar Niemeyer. Sì, è molto bella, veramente. È un pezzo unico. Unico, sì. Lui, ora c'è un'industria brasiliana che li fa, ma nonostante ciò sono dei legni curati, curvati, per cui ne fanno, certo, pochissimi numeri all'anno. Io sono riuscita a comprarla 10 anni fa ed è uno dei miei pezzi preferiti. Ma anche perché tu conosci Niemeyer, che, sì, a cui ti sei ispirata per cercare, sì, i bracciali. Sì, sì. È tutto iniziato da questa sedia. Dopo aver visto questa sedia sono andata un pochino a cercarlo. E qui ci sono la risposta alle gouache napoletane fatte in Brasile. Sono praticamente delle gouache di Rio, sono le immagini di Lelli di Oleanese Braganza, di che è Rio molto Janeiro, brava evidentemente, persone. Sì. Questo è il pan di zucchero, scusa, questo è il pan di zucchero prima che ci fossero le costruzioni, certo, di persone, eccetera. È molto brava, sì. Quando io vado a visitare il giardino botanico mi sento come se fossi dentro il mio quadro. È infatti una cosa molto, molto e tutti ti fotografano, tra l'altro, seduta su questo, sì, divano. Sì, è uno dei posti più belli della mia casa, sicuramente. Sì. Quest'artista qui è il più bello dei suoi lavori, il posto che le è riuscito meglio, sicuramente. È veramente fantastico, sì. Le farfalle, guardate che belle, sempre nello studio. Da chi ha 3 ore si è finito. Francesca Romana Diana. Un bello, ciao, ciao. Avevamo chiesto no, avevamo chiesto a Francesca Romana se ci invitava a pranzo per mangiare in questi splendidi piatti ed eccoli qua, non hanno le farfalle ma hanno il pavé di Copacabana, giusto? Di Ipanema. Ah, va bene, di Ipanema. Io sono fissata con Copacabana ma c'ha un pavé diverso e beh, non ce lo possiamo perdere questo panorama, pan de açúcar.